Ben ritrovati, nuovo appuntamento della rassegna letteraria sul filo del discorso. Dopo lo spettacolo sui sette peccati capitali, tra Dante e i pilastri della musica d'autore italiana, la quarta serata prosegue sul filo del discorso tra un altro grande classico della letteratura italiana e un successo editoriale del 2020, Il cielo stellato fa le fusa, quarta opera dell'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini, edito da Rizzoli, che si ispira al Boccaccio e al suo Decameron. Questo mi dava l'opportunità di raccontare più storie, di raccontare tutte le storie che mi interessavano con una struttura appunto che mi dava ampio respiro e quindi insomma ho usato al massimo questo escamotage per dar libero sfogo a tutte le novelle più diverse, diverse a livello lontane, a livello cronologico, a livello geografico. Il cuore di questo romanzo c'è il dialogo e se voi ci pensate bene, durante questo evento devastante che ha investito l'umanità, un momento nel quale non ci si poteva toccare, non ci si poteva abbracciare, non ci si poteva confortare, le parole sono state le uniche cose che riuscivano ad abbracciarci, a toccarci, a confortarci. E quindi in realtà il dialogo, che è stato ed è quello che fa il cuore del mio romanzo, è stato il vaccino, è stata la cura, il dialogo è stato assolutamente salvifico. Quindi questo romanzo è per me particolarmente speciale perché rappresenta esattamente anche un momento di salvezza, un momento di accoglienza. La scrittrice sceglie il suo gatto Rollone come narratore che accompagna il lettore tra le novelle. Rollone il vichingo è il mio gatto ed è il narratore di questo romanzo. È un gatto monicelliano, è un gatto che è un po' filosofo. È un grande amante della vita, un grande amante dell'umanità e sì, assolutamente è colui che zampeggia, che accompagna, che non giudica mai, che ama questi esseri umani. La raccolta è uscita durante il periodo della pandemia. In un momento storico come questo il dialogo è stato veramente ciò che ci ha dato la possibilità di confortarci, di toccarci. E per concludere, cosa direbbe Rollone a chi non ha ancora letto il libro? Poracci. Gallura Live. Trasmettiamo voci, fatti, emozioni. GalluraLive.it